Quindi chiamerei Toni Marellini, Lujac e Paolo Merighetti. Ci stiamo qui. Chiederei subito a Toni Marellini, che pur essendo piccola allora ha avuto modo di pensarci, di sentire i racconti dei genitori, che cosa le rimane nel ricordo di questa esperienza che lei ha utilizzato anche in forma letteraria, perché lei, oltre che ha scritto di memorie, è poeta e anche saggista, quindi tutto la memoria l'ha elaborata anche in forma narrativa scritta. Dunque, cerchiamo di essere molto seri su questa faccenda. Io ho molto sofferto, e così le mie sorelle. Ero piccolina, da 2 anni a 4 anni ero in un campo di sconcentramento. La cosa principale che ho imparato è che non voglio che questo succeda ancora. E oggi sono sgomenta perché nel mondo c'è ancora. Ci sono 65 milioni di rifugiati disseminati in campi nel mondo, nei 3 continenti. Ci sono bambini che soffrono, c'è di nuovo razzismo. Allora, questo mi sgomenta. Io l'ho imparato così profondamente che voglio testimoniarlo. Ringrazio mia figlia che ha avuto l'idea di dire: mettiamo in concreto con un filmato molto originale, che però è più su mia madre che su mio padre. Ha ragione, però mio nonno non c'era più. Sì, se ci fosse stato mio nonno, ci sarebbe stata anche sua testimonianza diretta. Purtroppo però non c'era. Quelli che si interessano tanto a Fosco, quelli che si interessano tanto a Fosco lo capiscono meglio quando capiscono Topazia, e capiscono anche perché molte volte viene detto Fosco Marellini rifiutò di firmare per mia madre mi diceva: ma io non ero un pentolino che mi tirava dietro, io ho deciso di non firmare per lui. Perché l'ho deciso io. Nel film però si capisce. Si capisce. Sul carattere sul carattere di Topazia non ci sono dubbi, anche però sulle sue idee. Però è importante perché lui va in Giappone non solo da studioso antropologo, ma anche alla compagna con lui, da padre. E si scopre un paese a un altro livello, cioè lui il Giappone, no? Sì. Dico bene? Sì, entra nella vita familiare attraverso le figlie, attraverso la moglie, la donna. Nella vita delle famiglie giapponesi, i bambini, le feste dei bambini, le scuole. È un'esperienza che hanno fatto insieme. Visione interna del Giappone che è diventato il maggiore conoscitore della cultura giapponese d'Italia e forse d'Europa. D'Italia sì, certamente, d'Europa probabilmente, non so, non voglio giudicare. Dimmi, se c'è qualcuno che vuole. Paolo ha visto la posta in film. Parlare del film di fronte alla regista è sempre un po' imbarazzante. Poi, come avete capito da questo simpatico scambio di visioni, è un film che non è il documentario, non è il documentario che potete aspettarvi. Curiosamente, per puro caso, avevo fatto vedere ai miei figli L'Impero del Sole un mese fa. Per cui, vuol dire, l'idea dei campi di concentramento giapponesi con i ragazzi dentro nei campi di concentramento aveva trovato quella forma che gli ha dato Spielberg, una forma straordinaria. E per fortuna, mi viene da dire, non c'è niente di questo in questo documentario, nel senso che il dolore, la sofferenza c'è. Non anticipo niente se vi dico che a fare da, in qualche modo, da voce guida del film è il diario che la nonna della regista, la mamma di Toni Marellini, scrisse durante quel periodo. Nascosto. Esatto.
e ci sono delle frasi anche molto dure, dei ricordi molto duri, anche delle due figlie Dacia e Toni che vengono intervistate, che raccontano la fame, la violenza delle guardie, le percosse, gli schiaffi, le bastonate, il famosissimo momento in cui il papà si taglia il mignolo per dimostrare, come dire, la sua forza d'animo. Tutte queste cose ci sono, però c'è anche molto altro. C'è un'idea del Giappone che non è assolutamente truce, cattiva, odiata nel modo più assoluto, e questo in qualche modo mi ha un po' stupito, perché la loro esperienza non è stata molto piacevole. E quando Musa torna in Giappone, si vedono delle immagini, per fare delle ricerche, per scoprire, si scontra una specie di muro dell'oblio. I giapponesi, la maggior parte, qualcuno, c'è uno studioso che, esatto, ma però la maggior parte fugge di fronte alle domande, ha dimenticato tutto, non vuole sapere niente. Vuol dire, quindi ci sarebbero anche le ragioni per una specie di rabbia postuma su quello che è successo. Invece nel film queste cose non ci sono. Probabilmente l'influenza, l'amore che i genitori, che Topazia e Fosco, e il rispetto avevano insegnato alle figlie, anche nonostante l'esperienza, si vede tutta nel film, e penso che sia una delle grandi qualità di questo, proprio del modo con cui il film è stato costruito e messo in piedi. Poi ci sono delle scelte di regia molto interessanti, delle idee proprio di messa in scena molto interessanti, tra cui l'utilizzo di un fondale, di una specie di fondale, sì, di teatro, il Dobugaeshi, ecco, che è un teatro del Settecento. Penso giapponese, che la regista sarebbe più adatta di me a raccontare, a anticipare quello che vedranno forse. Allora, il teatro di schermi giapponese, che si chiama il Dobugaeshi, questo però è una copia, perché è un'opera di un artista americano, noto artista americano, che si chiama Basil Twist. Io quest'opera l'ho vista a teatro e mi è sembrata perfetta, una metafora perfetta, perché per me è un po' per noi, cioè, ho qui Deborah, la co-sceneggiatrice, abbiamo lavorato insieme. Ruolo fondamentale, perché ovviamente fare tutto in famiglia non è semplice, quindi ha avuto un ruolo molto importante. Questo lavoro Basil Twist l'ha fatto per la Japan Society di New York, e gli abbiamo chiesto di adattare questo teatro di schermi che si aprono e si chiudono, di adattarlo a noi, alla nostra storia. Adesso non voglio dire troppo, perché bisogna anche scoprirlo, bisogna, ecco, però è un po' il teatro della memoria, quindi tutto quello che viene, il materiale d'archivio, i ricordi, il viaggio del 38, il viaggio del passato viene proiettato in questo teatrino. Ci tengo moltissimo a dirlo, che non è computerizzato, è tutto molto analogico, si vede proprio la carta, si sente il legno, e questo insomma fa parte della tradizione giapponese, e ci tenevo molto a incorporarlo nel racconto della storia. E poi c'è il mio viaggio oggi nel 2015, sì, nel 2015, per andare a ritrovare i luoghi della memoria. Ecco, una parola su Musak, perché avete sentito questo accento un po' americano che tradisce il cosmopolitismo dei Maraini. Lei è originaria del Marocco, da mamma italiana con educazione italiana, poi si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha studiato da attrice, e il physique du rôle ce l'ha, all'Actor Studio e al cinema, lavora sia per il teatro che per il cinema, e poi adesso ha imboccato questa strada della regia, è tornata felicemente in Italia. In Italia, sì. Ancora una cosa posso chiedere, il fatto, come puoi spiegare come mai c'è così poco materiale documentario? Che non c'è. Ecco, questa non cosa esiste. È abbastanza...
Allora, sul campo ovviamente non ci sono foto, non ci sono documenti, non c'è assolutamente niente. C'è un disegno del nonno Fosco. Aveva fatto qualche disegno, c'è una vecchia foto che io conservo, che mio padre mi aveva dato, che conserviamo nell'archivio personale, ma in principio quella fase della storia il Giappone l'aveva cancellata, per cui nessuno sapeva più dove era neanche stato questo campo. È stato difficile, lei ha trovato il luogo dove prima c'era un campo. C'è una costruzione, non c'entra niente con quello che... Va bene, vediamo sto film. Buona visione. Grazie a voi, grazie Deborah ancora per la collaborazione. Per rispondere anche alla, il materiale, ho trovato del materiale di Nagoya distrutta a Washington nell'archivio, e quando ho chiesto di poi tutto gratis, tutto, gli americani sono stati bravi dopo a documentare, e mi hanno detto nessuno ci aveva mai chiesto questo materiale, quindi è la prima volta che si vede alla fine del film. Poi vorrei anche aggiungere che le musiche sono di Ryuichi Sakamoto, che è importantissimo, e che ha anche sì, un artista veramente fantastico, e ha scritto un brano originale che si chiama Italian Ainu, e poi nel film i disegni nelle animazioni sono di Topazia, sono di mia nonna, tutti i disegni, le pitture, eccetera, le fotografie ovviamente sono di mio nonno. Quasi come una specie di coro, funziona, c'è una suonatrice, musicista di shamisen che apre il film. Che apre il film e che ogni tanto interviene. Che è patrimonio artistico vivente. Patrimonio artistico vivente. Grazie.